Cambia sede il punto clienti Estra di Prato. Da lunedì 2 febbraio chiuderà quello di via Panziere e sarà aperto quello di via San Giorgio al Civico 25, inaugurato ieri sera alla presenza dei vertici dell'azienda pubblica del sindaco Biffoni. Spazi più ampi e confortevoli per i cittadini che potranno rivolgersi al nuovo ufficio in centro sia per sottoscrivere offerte commerciali, ottenere consulenze, svolgere tutte le pratiche, dalle volture ai chiarimenti sulle bollette. Nei nuovi locali è stato allestito anche un nuovo spazio dedicato ai bambini che sono in attesa insieme ai propri genitori, tra le altre novità l'ampliamento dell'orario di apertura da lunedì al sabato dalle 9 alle 19. Per agevolare l'arrivo e la permanenza dei clienti, la prima ora di parcheggio a Porta al Serraio sarà gratuita, basterà richiedere il tagliando all'operatore e presentarlo alla cassa del parcheggio. Qualcosa di più di un ufficio al pubblico perché è un vero e proprio store. Qui i nostri clienti possono, oltre che fare i contratti gas, luce o telecomunicazioni, possono trovare anche una serie di ulteriori servizi legati al risparmio energetico, all'uso consapevole dell'energia, alle nuove tecnologie per le fonti rinnovabili. Secondo il sindaco Biffoni, l'arrivo del punto clienti di Estra è senza dubbio un fatto positivo per una zona mal frequentata come quella compresa tra la stazione del Serraio e il Duomo. Noi non ci rassegniamo, noi non abbiamo intenzione semplicemente di fare spot o dichiarazioni, ma facciamo i fatti. E qui un luogo dove verranno migliaia di persone tutti i mesi a fare contratti, insomma, a pagare bollette, a fare quello che devono fare, è un ulteriore tassello della riappropriazione degli spazi. Non abbiamo intenzione assolutamente di cedere alla paura, a chi vuole sta a Prato per delinquere. Noi ci riprendiamo la nostra città anche attraverso spazi come questo.